Il miracolo non è quando spunta un fiore. Il miracolo è quando un fiore spunta da una pianta morta. A San Patrignano c'era la feccia della società. E lì vedi il miracolo. Questi ragazzi sono la verità che non è mai stata raccontata. Fine degli anni 70, i movimenti giovanili si stavano un po' sfaldando. All'improvviso è arrivata questa ondata di eroina. Vincenzo ha capito che lo Stato in quel momento non stava dando una risposta. Giravano delle voci più strane su San Patrignano, che era sporco, abbandonato, e c'era questo Muccioli che invece si presentava come uno molto affidabile. Lo vedevo a volte affascinante e a volte lo vedevo terribile. Non avevo paura, era Dio che stava passando e ci salutava. Qui se ci entrate ci state, ma se voi volete mollare e ritornare indietro, no. Non potevi andare via se chi la gestiva non era d'accordo. Questi qui, se escono, muoiono. Li curiamo con delle iniezioni potentissime, amore si chiamano. Può una persona chiudere a chiave un'altra persona? Magari adesso lo figlio starebbe su e starebbe bene. La mia terapia è fare il padre di famiglia. E io approvo in pieno i metodi di Muccioli. Forlivi minacciava di suicidarsi perché non voleva essere legato. Vincenzo ci è riuscito, con le catene. Lo incatenarono al muro. Ben vengano le catene. Tutta l'Italia non parla d'altro. Vincenzo Muccioli, 50 anni romano. Vincenzo Muccioli. Vincenzo Muccioli, Vincenzo Muccioli primo. Vincenzo Muccioli. San Patrignano, ancora un episodio poco chiaro. Natalia si è buttata da una finestra. Pesanti accuse a carico di Vincenzo Muccioli. Non c'è mai stata violenza, c'è come c'è. Ho visto situazioni oscure all'interno della comunità. Continua infatti la sfilata di ex ospiti della comunità che lanciano nuove accuse. Sono tanti anni che voglio dire la mia verità. Non ho mai sopportato chi diceva che era tutto bene, non ho mai sopportato neanche chi diceva che era tutto male. Per fare del bene puoi usare qualunque metodo.